sono ufficialmente disperso dentro a delle campagne thailandesi. In realtà è proprio un click. Via. E questo è il prodotto finale. Merendina presa, ho diversi video da poter fare, però proprio perché ce ne ho diversi, voglio andare un po' in giro a cercarne altri, a cercare altre storie. Quindi oggi si va a cercare i local pescatori, agricoltori, vediamo un po' che cosa ci capita. Non ho proprio idea, l'unica cosa che ho con me è la fede nel fatto che se mi muovo e interagisco con le persone, qualcosa accade. Completamente nell'ignoto, nuovo giorno, nuova avventura! Ok, adesso c'è la prima scelta importante da fare. O strada molto battuta e conosciuta, o stradina conosciuta in mezzo al niente. Che se di là, o di là, di là, o di là. Ovviamente, di là. Piccola stradina di campagna. Vediamo cosa ci aspetta. Ok, sono ufficialmente disperso dentro a delle campagne thailandesi. E con questo coso che non so con quale coraggio. E questo è un lago e queste sono delle mucche. Ho trovato sto posto, facciamolo un piccolo break. Ora non so minimamente come sia possibile questa cosa, fatto sta che a un certo punto mi sono ritrovato con dei monaci che viaggiavano dietro un pick-up seduti su delle sedie, veneratori di polli, a mangiare delle arachidi caramellate su foglia. Sono dolci, croccanti, morbide, però hanno la consistenza di un chewing gum. Lo so che promuovo la curiosità, le domande, la ricerca, ma in questi casi non c'è da farsi domande. Cioè, Gesù, Gesù! Piccolo break fatto. Tempo di ripartire. Col nemmeno 20 secondi esco da questo luogo mistico e magico e sento una voce in lontananza che mi fa hello, hello, hello. Che fate? Siete in mezzo nel nulla, in Thailandia, non conoscete nessuno, sentite in lontananza una persona che vi chiama, non vi fermate. Da lì a poco mi ritrovo con questa simpatica signora che mi invita letteralmente dentro casa, dove c'erano tante altre signore che con una precisione chirurgica pelavano questi frutti verdi, a me letteralmente sconosciuti. È giusto. Giustamente, che fai? Non sai cos'è? Non lo mangi? Cioè, ovvio, no? Legge della natura. È asprissimo. Da lì a poco divento parte della famiglia. Mi offrono frutta, biscotti, acqua. Letteralmente circondato da sole donne e accudito come se nemmeno fossi un neonato. Stanno offrendo di tutto. Questa dovrebbe essere la versione caramellata. Vorrei soffermarmi sulla felicità di questa signora a vedere me che assaggio quello che è il prodotto del loro lavoro. In questo caso si tratta della versione caramellata. Non è per niente vicino, però ricorda vagamente le percoche col vino. Me ne prendo un altro perché questi sono buoni. Vediamo se mi fanno lavorare con loro. Mi piace. Poi si fa. Una volta tagliato il primo, avevo bisogno di un check di approvazione e conferma. Ok, va bene. Giusto perché ero un po' indeciso, che magari non ero tanto bravo e poi. Non sono molto bravo, ma stiamo imparando. Stavo diventando una signorina tagliatrice di mango. E sì, perché questa roba qui che avete visto è mango. E probabilmente conoscete il mango, quello grande, giallognolo, rossastro, eccetera. In realtà ci sono diverse tipologie di mango. Questa è una versione più aspra e in più vi dico che in Thailandia solitamente le signorine preferiscono molto di più questa tipologia che non il mango dolce. Quindi se avete un appuntamento preparatevi a sta roba. Qua non si finisce più. Instagram. Ci stiamo scambiando i contatti. 5 minuti di lavoro e già mi ero fatto la posteggia. Questo è il terzo che faccio, sto diventando un po' più veloce. A quanto ho capito non devo lasciare residui verdi. Oh. E a pensare che non mi volevo nemmeno fermare qua. Già il quarto, guardate che spettacolo. E poi si butta qui. È arrivato un nuovo carico. Mi hanno detto che sono a livello e quindi mi hanno levato il cestino e mi hanno messo proprio
a faticare. Mamua, mamua. Mamuanca, mamuan. Adesso sappiamo anche come si chiama. Sta per cominciare il momento che preferisco in assoluto negli incontri in Thailandia, ovvero la conoscenza dei nomi. What is your name? Giulio, Giulio. 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 E io? Pof. Pof. Liu. Liu. Po. Chi? Liu. Liu. Po. Chi Liu? Po. Chi Liu. Ok. È il modo più semplice. Po. Chi Liu. Questo non è niente. Il bello arriva adesso. Dap. Dap. Vi giuro che solo a pensarci mi viene da ridere e rivedendo il video rido come un pazzo da solo. Non ha senso questa cosa. Po, chi, liu, na. Ok. Ci siamo. Qua c'hanno tutti i nomi così. Comunque questo è tipo il ventesimo, ma è rotto. E si butta. Dopo averne tagliati un bel po', sto capendo sempre di più la tecnica. Il segreto è averlo bello saldo qui. E con questo invece, a differenza di prima che zappavo dei solchi incredibili, è essere leggerissimi. Così, tipo adesso ho sbagliato di nuovo. Che il segreto non è fare forza con questo, ma tenere forte con quest'altro. E lo so che può sembrare una cagata, ma anche dietro le cose più semplici in realtà ci sono delle piccole complessità che vanno risolte. Tipo, ad esempio, basta guardare questi che ho tagliato io. Guardate quanto sono grossi. Invece la signora che lo fa chissà da quanto tempo, sono più piccoli e meno incisivi. Questo è l'ultimo che dobbiamo tagliare, perché poi dopo comincia una nuova fase. Tipo adesso già sono migliorato tanto. Come l'ho detto. Mi sta facendo vedere quello che devo fare adesso, che è prenderli, tagliarli esattamente nel mezzo, eliminare il seme. Ok. La signora gentilmente mi passa il coltello. Con questo dobbiamo stare attenti. E poi qui, oltre a non farsi male, la cosa importante fare un buon lavoro, cioè non puoi fare cacate, anche perché immagino che di questa roba ci vivano, magari più lento delle signore, ma massima precisione. Un'altra cosa che non mi aspettavo, perché quando l'ho assaggiato non mi sembrava per niente dolce, è che c'ho tutte le mani appiccicate proprio ovunque. Sta diventando anche fastidiosa come cosa. E sto qui da nemmeno un'oretta. Non so queste signore come facciano tutto il giorno. Tanto questo. Calam, calam. 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 Ah, ok, ok. Grazie. È una canna di bambù tappata e dentro c'è del riso. Infatti prima li vendevano, non capivo cosa fosse. Va bene, deve essere il pranzo. Dopo lo apriamo. Dopo averne tagliati un po', ho capito che la tecnica, una volta avuta la metà precisa, prima mettevo il coltello dentro e facevo un solco enorme, in realtà è proprio un click via, ed è pronto per andare in acqua. È bellissima questa cosa, è proprio un click. È impressionante come dietro i lavori più semplici, dove normalmente prima a me veniva di andare di forza, c'è bisogno di una delicatezza, non è indifferente. Invece prima facevo proprio ma non va bene. Abbiamo finito. Va bene, mi hanno detto basta. Questo è il mio tavolo di lavoro. Ok, sto qui. È una signora molto gentile. E questo qui. Ci è mancata la raccolta. Grazie. Con cravo. La signora mi ha portato altra acqua. Abbiamo fatto quasi tutta la lavorazione. L'ultima parte è questa qui. Dove però immagino sia... ma che è sto coso? Dove immagino non sia particolarmente complessa, saranno un po' cotte e messe in quest'acqua dolciastra. Questo è il prodotto finale. Questo lo mangiamo dopo. Bene, direi che possiamo andare alla ricerca di un'altra avventura. Vamonos! Che roba strana. Come si mangia? Così? Veramente buono. Certo che ci si poteva fare un video solo su sta roba.